Buongiorno, buon martedì 5 di marzo, giorno di carnevale, martedì grasso. Bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la rassegna stampa. Mattino 6 inizia subito con le prime pagine regionali, poi andremo a vedere anche i titoli dei principali quotidiani italiani. Ma dunque iniziamo dal centro edizione di Pescara, titolo che apre il giornale: assalta le poste con la falsa bomba. Siamo a Francavilla, preso un settantenne allo sportello con una lettera minatoria. Soldi o esplode, questo ha detto ai cassieri delle poste. Poi nel taglio alto la politica, la riunione decisiva all'Aquila, oggi la nuova giunta, Marsilio Spiana, la strada alla Lega. Ancora il segretario PD Zingaretti lancia la sfida sulla TAV, si deve fare, poi approfondiremo nello spazio dedicato ai titoli nazionali. Sanità Abruzzo, la regione non decide sugli ospedali d'eccellenza, l'altro titolo nel taglio alto del giornale. Andiamo invece a centropagina e andiamo a vedere la notizia che riguarda la fotografia: tasse dei rifiuti, stop ai ritardi in azione i postini privati, 50.000 avvisi in arrivo nelle case dei pescaresi. Per quanto riguarda la sicurezza, le 22 aziende sorvegliate speciali, dossier del ministro sugli insediamenti produttivi abruzzesi inseriti nel nuovo elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante approvato dal Ministero dell'Ambiente, assoggettate agli obblighi della legge Seveso 3. Poi ancora nello spazio delle cronache, a Pescara nuovo asfalto in via Firenze, violati i divieti. Sono cominciati ieri i lavori per la riqualificazione dell'asfalto in via Firenze. In mattinata molti hanno ignorato i divieti, alcuni posizionati già da giorni, ma non ci sono state rimozioni. E poi 1.000 donne iscritte ai corsi antiviolenza, sempre nel capoluogo adriatico. A Penne invece alla Brioni firmato l'accordo sì alle 34 ore di lavoro. Poi troviamo lo sport. Pescara, 10 tappe per la Serie A, i biancazzurri hanno riconquistato il terzo posto, il cammino è da promozione diretta. Il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna resta in qualche maniera sullo sport, a storie e i ricordi che curano il dolore. Questo è l'articolo odierno firmato da Giuliano Di Tanna e dedicato al ricordo di Davide Astori. Passiamo adesso sulla edizione teatina del quotidiano Il Centro, andiamo a vedere il titolo di apertura anche qui di cronaca: manchi dai libretti, condannate, due dipendenti sotto accusa per i soldi dei disabili spariti alle case di riposo. Andiamo poi a vedere a centropagina, Vasto, la pallacanestro piange, Linda Ialacci, infarto in casa, muore a 54 anni, un'allenatrice di basket, la vedete nella fotografia. Nello spazio delle cronache, anziano rapina le poste con la finta bomba, abbiamo già visto in precedenza, e poi a Lanciano, assalto alla villa per i 6 banditi, ultimi esami del DNA, e ancora da Lanciano, piscina, stipendi non pagati, sale la protesta. Continuiamo con la cronaca, andiamo adesso a Chieti, picchia il figlio e lo riempie di farmaci, pena di 4 anni per una giovane madre, il racconto drammatico del papà. Ci spostiamo adesso sull'edizione teramana del quotidiano Il Centro, il titolo di apertura è sul Teatro Romano, a rischio i fondi, il Ministero avverte il Comune di Teramo, tempi rapidi e certi per l'opera, oppure si ritirano i soldi destinati alla sistemazione del Teatro Romano. Poi a centropagina nella fotonotizia, picchetto sotto la prefettura per la Selta di Tortoreto, l'avvertenza per salvare 80 posti di lavoro. Nelle cronache, il comune di Tortoreto, piattaforma, Eni deve pagare 150.000 euro. Vinta dal comune di Tortoreto la sfida con l'Eni, il colosso dovrà versare ogni anno nelle casse dell'ente quasi 150.000 euro per l'IMU della piattaforma offshore Eleonora. A Teramo Stadio servono i nuovi seggiolini e luci più forti nel campo di Piano d'Acce. Poi a Roseto andrà ai privati la riscossione dei tributi.
Ancora notizie dal quotidiano Il Centro, ustioni in sala operatoria, tutti assolti, Santomero a processo per le lesioni al paziente, c'erano medici e dirigenti della ASL. Cambiamo ancora una volta edizione provinciale, ci spostiamo su quella aquilana, andiamo a vedere il titolo di apertura, scritte e rifiuti in centro storico, l'Aquila un mese dal decennale, la città mette in mostra abbandono e degrado. Poi a centropagina è Aquilano, il personaggio che parteciperà ai mondiali Special Olympics, Paolo, atleta speciale col biglietto per Abu Dhabi. Ancora all'Aquila il comune si riprende il terminal degli autobus, dando il ben servito alla MNP, la società mobilità e parcheggi dovrà lasciare il terminal di Collemaggio che passerà sotto la gestione provvisoria dell'AMA. A Pescina muore dopo l'investimento due gli indagati, a Sulmona invece Tinino scoccia sindaci donna di nuovo a duello. Poi a Capistrello danni all'auto del costruttore Lusi, denunciò di aver pagato una tangente e il test è chiave della inchiesta sul comune. Adesso cambiamo testata, passiamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero, andiamo a vedere il titolo di apertura e le altre notizie in prima pagina. Regione, la resa dei conti, oggi il vertice di maggioranza per la Giunta, la Lega non recede dai quattro assessorati, l'incognita Forza Italia che pretende due poltrone, azione politica forse a mani vuote. Restando alla politica, le primarie del Partito Democratico, Zingaretti, Legnini davanti a D'Alfonso, Legnini che aveva appoggiato la mozione Zingaretti, D'Alfonso invece che aveva appoggiato la mozione Martina. Scendiamo adesso nel taglio centrale della prima pagina del Messaggero Abruzzo, auto e testimoni, il delitto neri vicino alla svolta, primo anniversario dell'omicidio di Alex, si indaga nella zona contigua alla malavita. Andiamo a leggere l'estratto dell'articolo di Alessandra Di Filippo a pagina 35. Esattamente un anno fa la scomparsa e la morte di Alessandro Neri, il corpo del giovane fu trovato tre giorni dopo l'8 marzo lungo il greto di un torrente a San Silvestro, ucciso con due colpi di pistola. Per mesi i carabinieri sono andati alla ricerca della verità, scavando in lungo e largo nella vita del ragazzo e prendendo in considerazione tutte le piste possibili, da quella familiare a quella passionale, per poi concentrarsi sulla cerchia delle sue amicizie, molte delle quali legate agli ambienti della criminalità locale e in particolare al centro di questa svolta nelle indagini ci sarebbe la Meriva andata a fuoco e poi ritrovata dai carabinieri, che è stato oggetto degli esami scientifici del RIS. Ancora continuiamo con la cronaca, il crack Merker, una raffica di condanne a Pescara, un crack da 250 milioni per l'azienda di Tocco da Casauria che per il PM maturò attraverso una gestione scriteriata. Nel taglio centrale troviamo anche lo sport con la fotonotizia, Serie B, Sebastiani fa il pompiere, per ora siamo solo salvi, il Pescara sogna il ritorno in Serie A dopo il successo con lo Spezia, dunque giochi aperti per i playoff oppure per la promozione diretta, vedremo quali carte riuscirà a giocare il Pescara. Di spalla London Hats, l'alta moda parla pescarese, si parla chiaramente di fashion, sfila il cappello astratto della modista Stefania Belfiore. Nel taglio basso invece alla Sevel si torna, almeno questo è l'annuncio dell'azienda ad assumere, Sevel cerca operai sui turni e la sede di lavoro è quella di Atessa. Così un manifesto diffuso da FCA all'interno dei propri stabilimenti in Italia, in cui si rende noto che nella fabbrica del Ducato in Val di Sangro servono più lavoratori, ricerca di personale che avviene dentro il gruppo, ma nel frattempo in Sevel sono in corso colloqui a raffica, si vocifera di circa 500 nuove assunzioni, dicono i sindacati, anche se non c'è nulla di ufficiale.
Nel taglio alto i richiami dalle altre notizie. Lanciano, coniugi picchiati e rapinati, prova del DNA su alcune fascette. A Teramo, botte alla donna che aveva avuto una relazione con la fidanzata, e poi l'Aquila con la vettura lungo la scalinata del santuario di San Bernardino. Il video con il mezzo che percorre la discesa monumentale diventa virale. Il sindaco Biondi, un degrado di inciviltà e barbarie che lascia basiti. Andiamo avanti adesso, andiamo a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Anche qui l'apertura è dedicata alla politica, riunione decisiva per Marsilio, la Lega non cede su 4 assessori, vice ed esterno, agli altri restano 4 poltrone da spartire. Poi nel taglio alto, Teramo, Teatro Romano al voto entro la fine di marzo, l'ex manicomio, gatti contrari al recupero, e poi ancora a Teramo, Ponte di San Gabriele, oggi iniziano i carotaggi. Ci spostiamo a Montorio Alvomano, di spalla Ennio Facciolini dice: resto sindaco per il bene del mio paese. A Giulianova Tribuiani conferma che corre con la Lega. A centropagina nella fotonotizia, Giulianova, spiagge sporche nel primo weekend di stagione, caccia i furbetti della pubblicità. Invece a Roseto, che esternalizza i controlli sulle imposte comunali. L'editoriale è firmato dal direttore Alessandro Missoni, il titolo Il civismo alla frusta, e la riflessione su quanto sta accadendo al comune di Montorio Alvomano. Nel taglio basso, l'anniversario, Francesco Paolo Michetti, l'artista eclettico, 90 anni dopo. Adesso apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali, andiamo a vedere i principali quotidiani italiani partendo dal Corriere della Sera. In apertura la TAV, PD all'attacco dei 5 Stelle, oggi il vertice sui cantieri a Palazzo Chigi per Zingaretti, ieri a Torino, è criminale fermare i bandi. Intanto mozione di sfiducia per il ministro delle Infrastrutture Toninelli, ma Salvini dice il governo non è a rischio. Che cosa cambia a sinistra? Sinistra speranze e, tra parentesi, illusioni, scrive Antonio Polito questa mattina nella riflessione che trovate sul Corriere. Poi la lettera, potremmo usare un termine televisivo, a reti unificate, in realtà è stata diffusa su tutti i principali quotidiani europei e tradotta in tutte le lingue dell'Unione. Le proposte di Macron in vista del voto, difendiamo l'Europa, frontiere e polizia comune, sono alcune delle proposte contenute nella lettera scritta dal presidente francese Emmanuel Macron. E poi andiamo avanti, domani il debutto agli sportelli, parte il reddito di cittadinanza, Poste e CAF temono il caos. Cambiamo testata sulla Repubblica. Il mio PD per governare, parla chiaramente Zingaretti dopo l'investitura nelle primarie. Pronto al voto, niente giochi con i grillini, sia la TAV, no alle autonomie. Paola De Micheli è la vice. L'offerta di Di Maio, convergenza sul salario minimo. L'intervista a Enrico Letta: dopo 5 anni riprendo la tessera. Il punto è firmato da Stefano Folli. I primi passi della sfida ai 5 Stelle, quella lanciata appunto da Nicola Zingaretti ieri a Torino per il SITAV, vedete proprio la foto abbastanza eloquente. Poi andiamo a centropagina, ci spostiamo in Algeria, la sedia vuota di Bouflika che tiene in pugno il paese, il racconto delle le proteste contro il clan del presidente. Andiamo avanti sulla Stampa. Zingaretti dice: Salvini affonda il nord, parla il nuovo segretario del PD, la Lega danneggia l'economia, i 5 Stelle sono vittime e complici. Di Maio stanzia intanto 1 miliardo per l'innovazione, Giorgetti da Washington, flat tax e cantieri per crescere. Il punto di questa mattina è di Marcello Sorgi, il cuore dell'Italia industriale, l'opposizione riparte da Torino, appunto sulla scelta di campo fatta da Zingaretti, che come prima uscita pubblica da segretario del PD è andato a Torino per il alla TAV. E poi notizia che in qualche maniera riguarda anche la nostra regione: da Corni a Turturro, il fascino perduto del nome della rosa. Ieri questa fiction è andata in onda su Rai 1, dicevo, coinvolto in qualche maniera
coinvolta in qualche maniera anche la nostra regione, perché alcune scene sono state girate proprio qui in Abruzzo e in particolare nell'area frentana con la splendida Rocca Scalegna di sfondo. Andiamo avanti e passiamo sul Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere i titoli del Fatto. Avvertite Zingaretti che sul TAV Macron non mette un euro. Prima mossa del leader sia all'opera per il nuovo PD. La Francia non ha stanziato le risorse per la sua parte, il che rende illegittimi i bandi per i lavori. Questa è la posizione del Fatto Quotidiano, in qualche maniera vicino ai grillini, al Movimento 5 Stelle e alle sue posizioni. Poi Woodcock, la vendetta renziana, punito per due frasi. Chiesta ok, Consip, il CSM censura il PM per un'intervista rubata e lo assolve per le indagini. Adesso andiamo sul Sole 24 Ore. Il reddito di cittadinanza, scontro sui tempi degli assegni e lotta alla povertà per i CAF. Assegni a maggio, ma per il governo e l'INPS versamenti già in aprile. Da domani sarà possibile presentare le istanze online oppure agli sportelli di CAF e Poste. Salvini sulla manovra bis dice vediamo i dati, ma no a nuove tasse, anche se c'è una debole apertura rispetto a questa ipotesi che circola già da settimane di una manovra bis per correggere i conti, anche perché la crescita stimata non è quella reale, almeno così sembra. A centropagina nella fotografia i soldi, più soldi per i tedeschi, Germania aumentano gli stipendi statali più 8%. Poi ancora pronto un maxi accordo fra Stati Uniti e Cina sui dazi, questo per quanto riguarda il commercio globale. Licia Mattioli di Confindustria dice dalle intese internazionali benefici anche per il Made in Italy. Lasciamo il Sole, passiamo sul Messaggero, titolo di apertura, quota 100, paralisi assunzioni statali, fino a 100.000 le uscite, concorsi lenti e vincoli di spesa ritardano gli ingressi, scuola, sanità e giustizia, i settori a rischio, reddito, pagamenti a maggio, ressa alle Poste. E poi di spalla l'articolo di Mario Aiello, Movimento 5 Stelle sotto attacco, la competition a sinistra cambia rotta al Carroccio. Poi ancora, Forza Italia si spacca sul testo, autonomia, l'ok di Salvini al Colle, testo migliorabile alle Camere. A centropagina due lutti nello spettacolo per quanto riguarda i fan dei Prodigy e per quelli di Beverly Hills 92-110, Luke Perry e Flint, la caduta degli dei della generazione X. Poi ancora TAV, Zingaretti sfida Di Maio, la resa del Movimento 5 Stelle deciderà l'aula, vertice Conte Toninelli, blitz delle leader nei cantieri in Piemonte. Andiamo avanti con il quotidiano Il Tempo, anche qui il titolo di apertura, case a rischio crollo a Ponte Milvio, gli PM archiviano l'inchiesta sul Palazzo Romano venuto giù nel 2016 perché deceduti i costruttori, ma la procura scrive alla Raggi, il terreno è acquitrinoso, altri edifici possono sgretolarsi. Nel taglio alto ecco i tagli e i rimborsi degli onorevoli, il piano della Camera, stipendi dimezzati e contributi ridotti ai deputati. Andiamo sul Manifesto, il titolo con la foto di Zingaretti a Torino, sotto a un treno. Il neo segretario del PD, eletto a furor di popolo nei gazebo, promette il cambiamento, ma sulle proposte politiche recita il vecchio copione. E come opera prima, Zingaretti canta l'inno alla TAV con Chiamparino, mentre il governatore cerca di uscire dal tunnel. Oggi, mentre il governo cerca di uscire dal tunnel, oggi vertice a Palazzo Chigi. Nel taglio alto, in Algeria non si placa la rabbia antisistema, il regime tira dritto, la protesta anche, e questo per quanto riguarda la questione Bouteflika. Su Avvenire, anziani senza cure, il titolo che apre il giornale, aumentano gli over 65, sono quasi 3 milioni le persone non autosufficienti, mancano 250.000 posti letto per i malati cronici, famiglie spesso lasciate sole. Il Fatto, in crescita le case di riposo ma non bastano ancora. Ora ecco cosa si sta facendo da nord a sud.
La politica, Zingaretti parte con la TAV, Movimento 5 Stelle lo sfida sul salario base e poi un approfondimento con un'inchiesta che vediamo nella fotonotizia, genitori e social, chi educa chi, un viaggio fra YouTube e TikTok. Sulla Verità adesso il titolo principale, Zingaretti e Grillini, primo flirt, gli effetti delle primarie, il neosegretario Rottama Renzi inizia il corteggiamento ai 5 Stelle, obiettivo spaccare il movimento, aprire la crisi e andare al voto, Di Maio fiuta l'aria e dice il PD approvi con noi il salario minimo. E poi sul caso Consip, indagini regolari, il CSM assolve il PM Woodcock che vedete nella fotografia. Ancora Fazio ha annuito a Macron per 1092 volte, zero domande e ascolti in calo, intanto Parigi sta per destabilizzare l'Algeria creando un'altra Libia. Sul Secolo d'Italia, no Africa, no pane, è il titolo del giornale, ci mancava il prete che rifiuta la carità per i poveri italiani. E poi ancora in primo piano, Meloni contro Fabio Fazio è solo un servo tra i servi, a sinistra di Zingaretti riparte dalla patrimoniale, poi immigrazione ficosa non è un problema, queste le parole del Presidente della Camera. Sul Mattino di Napoli adesso il titolo di apertura, quota 100, chimera assunzioni e reddito ora slitta a maggio, sondaggio tra i capi azienda. C'è la crisi, solo il 6% disponibile al turnover, da domani le domande per il sussidio, le prime risposte solo a fine aprile. E poi ancora le primarie democratiche, Zingaretti sfonda anche in campagna, De Luca spiazzato verso il congresso, il caso di FCA dietro fronte della FIOM, stop allo sciopero, Pomigliano è ripartita. Andiamo adesso a centropagina, Di Lauro, il tesoro nel testamento del femminicida, l'ex vivandiere del boss, ho dettato i segreti della cassa a mia moglie ma poi l'ho uccisa. E ancora a Caserta, il tramonto della Reggia senza guida, cancellati eventi e incassi dei privati, dal calo degli ingressi alla decisione del direttore ad interim per la Reggia di Caserta. Andiamo anche a vedere i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, il titolo principale riguarda l'Inter, Maurito non ci sente, Spalletti lo invita a rientrare, Icardi si rifiuta, sto male, inutile adesso l'incontro con i dirigenti, non seguirà l'Inter in Europa League e spunta un mi piace a una foto della Juve e dunque Icardi che salta anche la trasferta a Francoforte. Nel taglio alto Juve e CR meno 7, in una settimana il vero Ronaldo prepara la rimonta sull'Atletico. Champions, il portoghese è stanco, la squadra lo aiuta poco, ecco come punta al ribaltone. Poi sempre per la Champions domani Porto-Roma, De Rossi il guerriero cerca l'ultimo regalo e oggi alle ore 21 Dortmund per l'impresa, Ajax il Real si gioca tutto, Modric Cristiano manca. Poi di spalla abbiamo il Milan e il suo portierone Donnarumma para da Re d'Europa nel mito di Neuer. E ancora commozione viola nel ricordo di Astori e dentro di noi San Pellegrino un anno dopo la morte del capitano Viola. E poi ancora nel taglio basso il pallone tra Twitter, Facebook e Instagram, Balotelli e gli altri, il calcio no limits ai tempi dei social, esultanza in diretta, oltre 4 milioni di visualizzazioni per Mario che spera anche di tornare in nazionale. Sul Corriere dello Sport il titolo principale è su questo caso Icardi, Dybala per Icardi, il capitano vuole solo l'Italia, ieri ha messo un like alla festa dei bianconeri ma a Torino potrebbe andare solo in cambio di Paolo. Maurito chiama la Juve, dall'Inter parte un'idea, provocazione. E poi nel taglio alto Roma, tutto su Chiesa. Scusate, torniamo sul Corriere, ecco qui il titolo, Roma tutto su Chiesa, City e Real su Zaniolo, la priorità è blindarlo ma c'è anche un piano B davanti a un'offerta clamorosa per la giovane mezzala, caccia all'asso della Fiorentina, scopriamo i due scenari.
Ancora Davide Infinito sulla commemorazione a un anno dalla scomparsa di Astori e poi su Tutto Sport, ecco qui il quotidiano torinese, Ronaldo cambia la Juve. La plateale reazione di CR7 nel dopopartita a Napoli ha scosso la squadra e Allegri gli ha dato ragione. Per ribaltare la sfida con l'Atletico serve una mentalità europea, vietato abbassarsi troppo e rinunciare alle ripartenze. E poi nel taglio alto, Toro, ripeti la festa, lo spettacolo di domenica merita altre repliche. Ancora il caso Icardi, disastro, firmato Vanda. Cassano a muso duro, all'Inter non sono pazzi, la signora crea solo problemi parlando di Spalletti e della squadra. Queste le parole di Cassano. Adesso noi ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo nelle pagine interne dei quotidiani regionali. Partiamo dalla pagina Abruzzo con la riunione decisiva per la giunta. Marsilio pronto a dire sì ai 4 assessorati per la Lega alle 10, l'incontro all'Aquila. Accordo fatto con Bella Chioma, Forza Italia dovrà fare il sacrificio. Parte anche la trattativa Marcozzi-Legnini per stabilire a chi toccano i 3 posti chiave destinati all'opposizione. E poi il PD al voto, primarie in Abruzzo e con tutti gli eletti all'Assemblea Nazionale vanno Lolli, Fina, Catena e altri 15 Di Marco tra gli esclusi eccellenti. Restiamo alla politica, andiamo a vedere il titolo nella pagina Abruzzo del Messaggero. I nuovi assetti della regione, giunta si decide, Lega e Forza Italia alla resa dei conti. Il partito di Salvini non recede alla richiesta di 4 assessori, gli azzurri insistono su 2 poltrone, rischia di rimetterci azione politica. Dunque, se sul centro sembra cosa fatta la giunta, il Messaggero è un po' più perplesso sulla possibilità di trovare un accordo in giornata. Il governatore Marsilio spera di uscire dalla riunione con lo schema dell'esecutivo. Ancora primarie PD, con il successo di Zingaretti, Lala Nignini batte gli uomini di D'Alfonso. A Pescara città il neosegretario conquista il 70% dei consensi. Ecco le reazioni. Ancora politica, andiamo sulla pagina Abruzzo della città, oggi riunione decisiva sulla giunta Marsilio, la Lega rivendica 4 assessori, compreso l'esterno e il vice, per gli altri restano 4 ruoli da spartire, sono 8 per un totale di 10 ruoli da assegnare, le poltrone, 6 assessori tra i quali il vice e l'esterno, il presidente del consiglio e il sottosegretario. Nel taglio basso, condanna per gli ammanchi nei libretti dei ricoverati della casa di riposo, 5 anni di reclusione per 2 coordinatrici che secondo l'accusa avrebbero sottratto un totale di 120.000 euro. Ancora cronaca, rapina alle Poste con una bomba finta, viene arrestato dai carabinieri e quanto accaduto ieri a Francavilla ad un uomo di 70 anni. Ma torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo nella pagina Abruzzo, pronta la risposta ai ministeri, super ospedali, la regione non decide, ecco la replica al tavolo di monitoraggio che ha detto no allo sviluppo di Chieti e Teramo e promuove L'Aquila e Pescara. E poi ancora andiamo avanti nella pagina di Pescara, le bollette della Tari, il servizio innovativo, tassa dei rifiuti, lotta ai ritardi, arrivano i postini privati, il comune si è affidato ad una ditta esterna per recapitare i 50.000 avvisi a casa, l'assessore Presutti, non ci saranno disguidi, la prima rata da pagare entro il 31 di marzo. Prima di andare a vedere il servizio andiamo a vedere anche l'apertura della pagina di Pescara sul Messaggero. Squadra di postini per gli avvisi Tari, piano del comune per recapitare le 60.000 cartelle entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata. La società partner assumerà 8 persone per centrare l'obiettivo della consegna ai contribuenti entro il 21 di marzo. L'assessore Presutti ricorda le date: fine marzo, 31 maggio e 30 settembre, poi 30 novembre, il 16 giugno la soluzione unica. Andiamo a vedere insieme il servizio.
Quest'anno stiamo per inviare gli avvisi della Tari per il 2019 e abbiamo utilizzato il servizio cosiddetto F24 Zero Code. Significa che sugli F24 che sono allegati agli avvisi di pagamento che mandiamo ai contribuenti c'è un codice a barre. Questo codice a barre è utilissimo perché consentirà all'operatore delle poste, dove comunque l'utente va a pagare, di acquisire direttamente in maniera automatica i dati dell'F24, quindi senza più margini di errori rispetto al pagamento e quindi all'aggancio del pagamento e la posizione del contribuente. Non è una cosa inusuale che il pagamento rechi un dato errato, basta che il codice venga sbagliato, che il pagamento viene fatto per esempio in un altro comune, il contribuente deve venire in ufficio, regolarizzare la posizione e quindi una perdita di tempo sia per lui che per noi. La riscossione volontaria è a ottimi livelli, siamo intorno al 75%, che rispetto anche ad altri comuni sicuramente è una buona percentuale. E abbiamo iniziato anche a fare direttamente la riscossione coattiva e anche lì abbiamo ottenuto buoni risultati. Quindi speriamo che con un senso civico maggiore dei cittadini e un'attenzione maggiore da parte nostra si paghi tutti un po' di meno. Andiamo avanti, proseguiamo con la lettura delle pagine di Pescara sul Messaggero. Nel taglio basso, parcheggi e progetti al palo, così l'economia va in affanno, aree di risulta, piano traffico e porto, le categorie economiche stilano l'elenco delle incompiute. Di spalla, coppie in crisi, le sentenze brevi dal Vescovo, le novità del rito canonico illustrate ieri all'inaugurazione dell'anno giudiziario diocesano. Nella pagina successiva, il killer di Neri viaggiò sulla Meriva. Un anno esatto dalla misteriosa uccisione del ricco rampollo di una dynasty italo-venezuelana, decolla la pista della Opel Grigia. La svolta dopo le analisi del RIS sui rottami dell'auto bruciata, subito dopo l'omicidio, molti elementi in mano agli investigatori. Speriamo che si possa risolvere presto questo giallo. La battaglia della mamma, al killer dico confessa e non ti odierò, non mollo, mi guida l'amore che provo per Ale. Basta violenze nella mia famiglia, nella lettera di Laura Lamaletto a Papa Francesco una frase chiave, spiega alla legge perché lo hai fatto e lui salirà in cielo finalmente, da mesi una continua richiesta di verità da parte della madre. Nel taglio basso, la sentenza Merker, Marino Alessandrini condannato a 4 anni e mezzo, il crack dell'industria di rimorchi, pena più alta per il noto commercialista, oltre 3 anni ad altri 2 manager. Nella pagina successiva, un film e niente più per Ennio Flaiano, compleanno distratto, la proiezione della Dolce Vita al Media Museum, unica iniziativa per celebrare il 109° anniversario dalla nascita dello scrittore. E poi ancora, fuori i soldi o salta tutto, rapinatore con la falsa bomba a Francavilla, un biglietto e un telecomando camuffato per l'assalto alle poste, è arrestato il bandito. Alla Brioni, al referendum stravince il sì, via libera all'orario nuovo e al turno unico a Penne. Poi nubi sul Maragno bis, la tela di Giacomo, il toto sindaco a Montesilvano. Torniamo sul centro per completare anche le pagine di Pescara sul quotidiano d'Abruzzo. PD ancora senza candidato, cresce l'ipotesi Costantini per il centro-sinistra in vista delle prossime comunali, riunione del Partito Democratico con assessori, consiglieri e segretari dei circoli, 2 settimane per decidere chi correrà a sindaco, rispunta la proposta delle primarie. Di spalla, la nomina comune cremonese, nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia dopo l'elezione di Guerino Testa nel Consiglio regionale. Le primarie alla lista Zingaretti, quasi il 70%, soddisfazione del segretario e dei coordinatori della mozione Piazza Grande per il risultato di domenica nelle primarie per il nuovo segretario. Ancora aperto il cantiere via Firenze, nuovo asfalto ma i divieti vengono violati, l'intervento da via Calabria a via Genova potrebbe finire prima del previsto, i vigili hanno dovuto rintracciare i proprietari di alcune auto lasciate in sosta. Poi ancora, pettinari, sto rischiando la vita, aiutatemi a combattere l'illegalità. Fontanelle, il neoconsigliere regionale di 5 Stelle, guardato a vista dalla polizia, lancia un appello ai politici. Ridate le case ATER ai 700 cittadini onesti in attesa, via chi guadagna 1000 euro al giorno spacciando. Possiamo andare a vedere anche questo servizio.
Sì, sono anni che noi denunciamo che all'interno degli alloggi di edilizia residenziale pubblica vivono persone con un tenore di vita altissimo, che vuol dire che sfondano, occupano abusivamente, quando va bene pagano 10 euro d'affitto e con le attività illecite guadagnano dai 500 ai 1000 euro al giorno, soprattutto con lo spaccio di droga, e poi hanno macchine parcheggiate sotto da 70.000 euro. Allora, qualche giorno fa è uscito un articolo di giornale che ci racconta che all'interno di un alloggio che sta qui a pochi metri da noi, dietro di noi, è stato trovato un malloppo di 100.000 euro in contanti. Allora, questa è una cosa che a me mi ha fatto indignare, arrabbiare, e quindi pretendo che il proprietario di queste case, cioè la Regione Abruzzo, e quindi il legale rappresentante, il Presidente di Regione Abruzzo, avvii una grande stagione di sgombero, di sfratto degli occupanti abusivi, ma non solo, di coloro che hanno un tenore di vita altissimo e quindi non possono detenere un alloggio popolare. A tutela di chi? Di tutti quei cittadini onesti. Ce ne sono 750 famiglie oneste che stanno aspettando da 10 anni un alloggio popolare. Poi ci ritroviamo persone che all'interno dell'alloggio popolare hanno 100.000 euro in contanti, nascosti nell'intercapedine, in malloppi di soldi da 100 euro, 50 euro. Questo è vergognoso. Io sono veramente fortemente indignato, non posso più concepire questo. Quindi il Presidente di Regione intervenga per lo sgombero e la decadenza, per far decadere questi signori, congiuntamente col Sindaco che ha anche le sue competenze, e poi alle forze dell'ordine chiedo indagini patrimoniali per verificare il tenore di vita e avviare le cosiddette confische. Questo va fatto immediatamente. Continuiamo con il quotidiano Il Centro. Nella pagina di Montesilvano, il palazzo del degrado su Via Lazio, mai trovato una soluzione definitiva. Il comune di Pescara, proprietario di 59 appartamenti dell'edificio di 7 piani, ha speso negli ultimi anni 200.000 euro per la manutenzione straordinaria. Pagina successiva, nuova convenzione per l'ex manifattura e il teatro comunale a Città Sant'Angelo, blindata la collaborazione con il Florian per riattivare il progetto di residenza artistica Oikos. A Spoltore, nuovo PRG, sia lo sviluppo verticale, previste cessioni di cubature e soluzioni alternative per la viabilità. Nella pagina successiva, a Francavilla, anziano rapina le poste con una finta bomba, fuori soldi o saltiamo tutti in aria, il settantenne è bloccato da un cliente e poi è arrestato dai carabinieri. Poi ancora l'astronauta Nespoli al Festival della Scienza, alla Sirena, due giorni di incontri su sostenibilità e resilienza, giovedì lo spettacolo di Sara Damario. Il referendum alla Brioni, passa l'accordo sulle 34 ore lavorative, l'84% dei dipendenti dei tre stabilimenti accetta le condizioni proposte da sindacati ed azienda, sì anche all'orario 7.13 e 58. Poi ancora a San Valentino si celebra il partigiano, stamattina la cerimonia dedicata ad Emilio Cesarone, fucilato assieme al suocero, il ricordo del figlio. Proseguiamo con Il Centro, andiamo nella pagina di Chieti, case di riposo, soldi spariti, ammanchi dai libretti, due le persone condannate, 5 anni a testa per 2 dipendenti degli istituti riuniti, una comprò una Mercedes coi prelievi dai contanti di anziani disabili. Scontro accusa difesa, per il giudice fu circonvenzione di incapace, gli avvocati ribattono accuse ingiuste e la sentenza è iniqua. Poi ancora, picchia il figlio durante il bagnetto e lo riempie di farmaci, viene condannata a pena di 4 anni per una giovane madre. Il racconto del marito in aula, si chiudeva in camera, lo ingozzava, mi tirava schiaffi se protestavo, la donna fuggita in Romania insieme al bambino, il nonno dice il piccolo aveva sempre lividi. Proseguiamo con la pallacanestro in lutto a Vasto, Vasto sconvolta per la morte di Jalacci, questo è l'articolo che riguarda proprio la morte della Jalacci, vediamo se riusciamo, abbiamo un piccolissimo problemino tecnico con il nostro touchscreen, vediamo se riusciamo a tornare sulle notizie che riguardano il Chietino, eccoci qui, ci siamo riusciti, allora ritorniamo nella pagina di Chieti del Centro, la tragedia dunque, Vasto sconvolta per la morte della Jalacci, l'allenatrice dei giovani del basket stroncata da un infarto a 54 anni, i funerali domani a San Giovanni Bosco.
E poi nel taglio basso, bombola esplode in carcere, detenuto ustionato. Il recluso di 49 anni riscaldava una vivanda con il fornelletto, è stato soccorso da un agente nel carcere di Vasto. Proseguiamo con il giornale, andiamo adesso nella pagina successiva, il Carnevale Teatino, oggi la festa, noi artisti del cartone, ecco i sei carri per Chieti, l'associazione Camminando Insieme, protagonista della sfilata in centro, i volontari, facciamo tutto per passione, vogliamo conservare le tradizioni. Si scia con il Trabocco e UFO Robot, festa a Mamma Rosa con il trofeo Villa Pecora, le pazze slitte stupiscono il pubblico. Prima di passare le pagine di Teramo andiamo in quelle di Chieti sul Messaggero, il parcheggio dell'ospedale adesso diventa più caro, il costo per gli automobilisti è 2 euro per le prime 4 ore, 50 centesimi in più, sarà Teate Servizi a riscuotere il prezzo e a gestire il bus navetta fino al 31 di maggio. Poi ancora soldi alle anziane malate condannate a 5 anni, abbiamo già visto in precedenza. Andiamo avanti con la pagina della provincia, la banda delle bestie alla prova del DNA, saranno effettuati gli ultimi accertamenti tecnici ripetibili nella direzione centrale anticrimine di via Tuscolana a Roma, analizzate fascette e nastro isolante con i quali sono stati legati e imbavagliati i coniugi Carlo Martelli e Niva Bazzan a Lanciano. L'ultimo adempimento di analisi scientifica nell'indagine sulla cruenta rapina nella villa compiuta il 23 di settembre del 2018. Sevel cerca operai, 500 assunzioni, questo è il manifesto apparso negli altri stabilimenti del gruppo. Così andiamo nelle pagine di Teramo per parlare del recupero del Teatro Romano. Il Ministero garantisce i fondi, il sindaco D'Alberto incontra i dirigenti, disponibile il finanziamento di 1,5 milioni. Da Roma arriva anche il suggerimento di procedere nel più breve tempo possibile. Il progetto dovrà tornare in commissione in Consiglio Comunale, ma il primo cittadino conta di chiudere l'iter in appena un mese. Poi ancora, teleoperatorio a fuoco, assolti tutti gli imputati nel processo, nel taglio basso picchia una ragazza con la scala per un triangolo amoroso e poi festa della donna, eventi su arte ed architettura nel Teramano. Nella pagina successiva, commissario Costantini va dal prefetto, il leader diverso di Forza Italia ha lamentato decisioni prese da Eugenio Soldà ma non ha rilevato l'esito dell'incontro. Intanto Piero Tribuiani, candidato sindaco della Lega, annuncia di essersi dimesso da tempo dal lavoro per programmare le elezioni. Andiamo adesso a vedere la pagina di Teramo sul centro, l'opera infinita, allarme da Roma, Teatro Romano, i fondi sono a rischio, il Ministero chiede tempi certi e rapidi per l'intervento, altrimenti si riprenderà i soldi. Poi nel taglio basso, piattaforma Eleonora, l'ENI deve pagare, Tortoreto, la commissione tributaria dà ragione al Comune sugli arretrati Moettasi per il 2016. Pagina successiva, a Sant'Omero il caso in ospedale, ustionato in sala operatoria, tutti assolti, a processo con l'accusa di lesioni colpose, erano finiti due chirurghi, due dirigenti dell'ASL e il responsabile di una ditta esterna. Dichiarata la decadenza di D'Annunzio, Corropoli al via l'interregno del vice sindaco Vallese. E poi ancora Giulianova cade da una barca, salvato dagli amici a bordo, picchia una donna con una scala, Teramano a processo per lesioni, l'altra notizia di cronaca. Ci spostiamo a Pineto, scogliere rinviate, subito il ripascimento e la soluzione concordata fra comune e operatori turistici della zona nord, ma ci sono dei dissensi. Poi il Comune di Silvi, reddito di cittadinanza, ha aperto un apposito sportello per aiutare le persone. Andiamo sulla città per le altre notizie dal Teramano. Torniamo al Teatro Romano che arriva in consiglio entro marzo. Il sindaco ieri a Roma per avere rassicurazioni sui fondi ministeriali. La prima tranche sarà di circa 600.000 euro. Poi andiamo avanti, i negozi isolati dal cantiere di via Capuani in centro a Teramo, qualche disagio per i commercianti.
Poi gatti contrari al recupero dell'ex manicomio, la colonia felina di Via delle Recluse va spostata per aprire il cantiere, ma non c'è accordo su dove trasferirla. Pagina successiva, un nuovo PD dalla vittoria di Nicola Zingaretti in Assemblea Nazionale, entrano Di Pado, a Verrocchio di Gregorio e Ruffini per quanto riguarda la provincia di Teramo. Poi scomparsa l'eccellenza dell'ufficio Eures, l'ultima vittima della riforma del Rio e il servizio che per 15 anni ha trovato lavoro ai giovani abruzzesi in Europa. Andiamo a Montorio Alvomano, resto al lavoro per il bene del mio paese, il sindaco Facciolini respinge la richiesta di dimissioni e attacca Guizzetti, Citerei e gli ex consiglieri di maggioranza. La precisazione: non è escluso che con tutta calma quella che occorre presenterò, dice il sindaco, le mie dimissioni nonostante la mia maggioranza si opponga energicamente, comunque sarà una mia libera scelta. La risposta di Guizzetti di spalla all'ultimo tentativo di trovare una via d'uscita mentre la barca affonda. Poi l'avvertenza Celta, lavoratori pronti a manifestare a Roma, ieri il tavolo in prefettura con il sit-in, se non dovesse arrivare la convocazione al Mise la protesta approderà nella capitale. L'impegno al termine del tavolo, anche il prefetto Patrizia ha garantito il suo impegno per chiedere la convocazione di un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo nelle pagine dell'Aquila, Capistrello, l'intimidazione, danneggiata l'auto con il costruttore Lusi, denunciato di avere pagato una tangente, il testimone chiave dell'inchiesta che ha portato all'arresto del sindaco. La vettura parcheggiata vicino ad un impianto sportivo dove l'ingegnere giocava a calcetto. Ascoltati alcuni testimoni, pochi giorni fa le minacce di morte al geometra del comune. E poi auto sulla scalinata, il sindaco è infuriato, Biondi invoca misure esemplari, gogna social dopo il video virale, dove sono le telecamere? Qui, anche se si vede poco, c'è un fotogramma della discesa dell'auto lungo la scalinata di San Bernardino. Andiamo a Pescina, si ipotizza l'omicidio stradale, muore dopo l'investimento, due gli indagati, vittima un pensionato di 79 anni, un automobilista gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio e l'altro l'avrebbe travolto. Poi Pezzopane e Biondi ricordano Iapadre, la deputata Dem e il sindaco sulla scomparsa dell'editore. Nel taglio basso, duello di Nino Scoccia, no al patto Forza Italia UDC, Pratola Europea, la coordinatrice provinciale degli Azzurri, puntiamo sui moderati scontenti. Prima di passare allo sport completiamo le notizie dall'Aquilano, lo scontro dentro Fratelli d'Italia, Sigismondi difende gli assessori, il titolo che apre la pagina dell'Aquila sul Messaggero, il coordinatore regionale detta la linea del partito, Mannetti e Piccinini restano nostri riferimenti, Stoccata, De Matteis, le posizioni in contrasto rispetto alla linea vengono rese a titolo personale. Nel summit è stata ribadita la contrarietà ad un azzeramento completo della giunta. E poi auto sulla scalinata di San Bernardino, ecco qui vedete, forse si vede un po' meglio quanto è accaduto con la macchina che appunto percorre la scalinata, questo è un fermo immagine del video che è girato sui social. E poi lungo il corso torna a splendere un prezioso complesso tra immobili restaurati in una zona strategica, domani l'inaugurazione. E poi ancora prescrizione errata, anziana morta, questo è accaduto all'ospedale San Salvatore. Andiamo avanti, termina la via la MP, gestione a Lama, svolta decisiva per la giunta comunale. Dopo un lungo contenzioso l'assessore Mannetti dall'azienda un'incomprensibile chiusura, la società deve al comune oltre 1,5 milioni di euro per vari debiti, proposta all'istituzione delle strisce blu ma non all'interno del centro. Nella pagina successiva, assalto dei vandali a piazza Torlonia, siamo ad Avezzano, danneggiati i fari di illuminazione della fontana centrale, si ripropone la necessità della sorveglianza con telecamere, lo sdegno dell'amministrazione, l'assessore Presutti, qui occorre che ci sia una nuova morale, quella del verde.
Siamo così arrivati allo sport, che apriamo chiaramente parlando di Serie B del Pescara. Partiamo dal Messaggero. Pescara sogna il ritorno in A, mancano 10 partite, 5 in casa. L'Adriatico si rivela il fortino del Delfino, il traguardo playoff ora sembra possibile. Bruno, mediano di protezione, invenzione giusta da parte del tecnico Pillone. Poi il colloquio per il Profeta Galeone, che bravo Mancuso. Nel taglio basso poi Sebastiani, massima concentrazione per adesso, posso dire che siamo matematicamente salvi, tra un po' qualcosa di meglio, ottima prestazione, queste le parole del patron. E andiamo sul centro, Pescara, Pillon ha un ritmo da Serie A, il tecnico alla media punti 1,57 più alta degli ultimi anni, addirittura migliore di Zeman. E poi nel taglio basso Marras squalificato, si pensa al 3-5-2 con il trequartista out, il Delfino sabato potrebbe cambiare sistema di gioco. Nel posticipo Livorno-Benevento è finita 2-0. Noi adesso, per quanto riguarda il Pescara, andiamo ad ascoltare l'intervista nel dopogara contro lo Spezia dell'attaccante Monachello. Importante vittoria sullo Spezia che riscatta il KO di Benevento, vittoria importante soprattutto, Gaetano, meritata. Sì, sicuramente è una vittoria meritata, a Benevento abbiamo un po' sofferto, però la squadra è viva, abbiamo riagganciato la partita, però adesso pensiamo sempre al presente, già pensiamo alla prossima partita perché non vogliamo mollare. Sono contento che abbiamo vinto perché è la cosa fondamentale, mi piace lottare per la squadra e quando portano i 3 punti per me è fantastico. Gaetano, i numeri dopo questa vittoria dicono che il Pescara è a 3 lunghezze dal primo posto e ad 1 punto dalla piazza d'onore. Per la Serie A diretta c'è anche il Delfino. No, noi siamo lì, lottiamo, la squadra è umile, testa bassa. Gli obiettivi erano altri inizio anno perché l'anno scorso, come sapete, avete e abbiamo sofferto tanto. Però noi siamo lì, non molliamo mai un centimetro, andiamo a lottare con tutti, ce la giriamo con chiunque e questo stadio deve essere il nostro fortino perché non ce la giriamo, poi a fine anno tireremo le somme, siamo già lì e noi, per noi è veramente un motivo d'orgoglio perché non se l'aspettava nessuno adesso a marzo di essere lì, quindi continuiamo così perché secondo me possiamo fare grandi cose. Proseguiamo con lo sport, andiamo adesso in Serie C, Biancorossi a 2 punti dai play-out, Proietti rianima il Teramo, siamo vivi, il KO con la Fermana fa scattare di nuovo l'emergenza in classifica, il mediano ora 4 scontri diretti da non fallire. Il titolo sul Teramo anche del Messaggero, Proietti, il Teramo caduto in trappola, la sconfitta interna con la Fermana costringe il Diavolo a non abbassare la guardia, purtroppo abbiamo commesso l'errore di non giocare sbagliando 4 palle gol e noi adesso andiamo ad ascoltare le conferenze stampa di 2 giocatori del Teramo, Gomis e Proietti appunto, sentiamo. Purtroppo questo risultato ci ha un po' penalizzato per il tipo di gara che abbiamo affrontato, però siamo avanti, abbiamo altre partite davanti. Purtroppo sì, hanno fatto il loro gioco che, come la vedo io nella mia filosofia di calcio, non è il calcio che mi piace a me. Perché è stato un calcio dove si è giocato 20 minuti nel primo tempo perché tra palle buttate, tempi persi, metri rubati, è stata una partita poca da parte loro. Noi abbiamo espresso tanto, creato tanto, purtroppo non abbiamo concluso quello che abbiamo creato. Psicologicamente è impossibile che cadiamo perché abbiamo la consapevolezza dei nostri mezzi, perché abbiamo fatto una gara importante, a parte il risultato, ma è stata una gara di personalità, perché il controllo del gioco era nelle nostre mani, uscivamo palla al piede, palla a terra, loro buttavano la palla avanti, correvano, quindi psicologicamente secondo me siamo sereni e pensiamo al nostro obiettivo che è la salvezza, non possiamo avere cali. Oggi volevamo dare un po' di continuità, volevamo vincere una partita importante anche per toglierci un po' dalle zone calde e purtroppo però, come hai detto tu, non ci si è riusciti. Il dato di fatto è che volevamo vincere, ci tenevamo a vincere, abbiamo provato a fare quello che ci eravamo messi in testa di fare, ma non si è riusciti. Non è stata una partita sporca o brutta, cioè è stata, non so se si può definire una partita, cioè io direi, per usare parole consone a un'intervista, antisportiva, ecco, un modo di interpretare una partita antisportiva, perché
È iniziato dal primo minuto del primo tempo, penso che avremmo giocato 25 minuti a tempo su 90, sono pochi. E loro hanno deciso di fare così, e c'è qualcuno che gliel'ha permesso e noi a tratti siamo andati un po' dietro loro, però vi posso assicurare che non è facile rimanere lucidi e non innervosirsi con certi tipi di atteggiamenti, siamo stati anche abbastanza bravi a cercare di giocare. E rispetto ad altre partite comunque abbiamo creato 5-6 palle gol abbastanza pulite anche e non si è riusciti a fare gol. La differenza penso sia stata quella, perché abbiamo preso 3 tiri in porta, penso, uno prima del gol, il gol e un'altra occasione su un mezzo rimpallo, nient'altro. Loro hanno fatto 3 tiri, un gol, e noi ne abbiamo fatti di più e non abbiamo fatto gol. La differenza poi si riduce lì. Andiamo avanti e proseguiamo con le pagine di sport sul centro. In Serie D un altro ribaltone vastese, c'è Papagni in pole per la panchina, l'esperto tecnico pugliese chiamato per sostituire Montani esonerato domenica dai proclami estivi all'incubo retrocessione, domenica la sosta, poi 2 trasferte per la vastese. Approfondiamo e continuiamo con la Serie D sul Messaggero. Giulianova, scoppia il caso Fadini, Bartolini conferma Fazzini e Ferrini assieme a Napolano. Poi il Pineto Quinto, cuore oltre l'ostacolo sempre, ma Dio tra i pali, Tomassini, Cruz e Marianeschi fondamentali nella corsa per gli spareggi. Ancora il Notaresco, terzo oltre ogni logica aspettativa dopo la vittoria contro il Francavilla nello scontro diretto per i playoff. Proprio il Francavilla fa mea culpa, ma crede ancora nella pool promozione. Poi la Vastese che sfoglia la Margherita per il nome di colui che dovrà sostituire l'esonerato Montani, Di Meo e Dell'Olio, Iervese, Cerone e Meco Monaco, questi i nomi in ballo. Poi l'Aquila in salvo Anibaldi, i ragazzi stanno crescendo, consolidato il terzultimo posto che evita il barrage, siamo al rugby. Poi nel taglio basso ancora la Serie D con l'Avezzano che risale, funziona la cura di mister Colavitto e a Vasto abbiamo già visto il basket piange la scomparsa di Linda Jalacci. Andiamo e torniamo anzi sul centro per completare le notizie di sport. Chieti scruta il futuro, aperte a nuovi soci, Eccellenze, il presidente Di Giovanni a un passo dalla D, parla del prossimo assetto societario. In promozione Lanciano verso il trionfo, ora punta a stabilire il record di punti. Per il calcio giovanile, poker Capistrello, Nerostellati travolti, blitz Torrese in casa della Rosetana. Poi ancora Amiternina ipoteca il primo posto, la Curi sorpassa la Virtus Vasto, questo per il calcio dei più piccoli. E poi ancora sci di fondo, Barrea trionfa al Criterium Interappenninico 2019, la squadra del tecnico Cera chiude la manifestazione al primo posto. Il tennis, a Silvi, Camplone e Bonafede si aggiudicano il titolo regionale indoor. E poi ancora Sciabola, spettacolo sul Monaco, il Grand Prix Under 14. Nel taglio basso la ritmica, l'Armonia vince l'argento al campionato di Serie C. Chiudiamo con la città, la pagina di sport, chiaramente si parla del Teramo, l'eterno ritorno dell'incompiuta, la gara di domenica è l'ennesima testimonianza di quanto il Teramo fatichi a spiccare il volo, nei 4 scontri diretti servirà stravolgere la propria natura. Il basket, TASP, la fase ad orologio parte davvero alla grande, la formazione biancorossa batte Termoli, Stirpe, terzo posto consolidato, ora miglioriamoci. Nella pagina successiva la Serie D, il Fadini dona nuova linfa al Giulianova dopo la Coppa Italia battuta la Savignanese, il successo fondamentale mette alle spalle un momento, no, si torna in campo il 17 di marzo. In Eccellenza Alba e Torrese fanno festa, poker e griglia playoff. E poi l'Atletica Vomano esulta per l'Europeo di Tamberi, il titolo continentale ad un italiano 6 anni dopo il successo di Greco nel triplo 2013.
E così siamo arrivati alla fine della nostra rassegna stampa. Mattino 6 torna domani mattina alle ore 8. La nostra informazione oggi con le tre edizioni del telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23. E questa sera c'è l'appuntamento alle ore 21 con Proteramo. Con Jacopo Forcella si approfondiranno tutti i temi che riguardano il diavolo in vista di questa volata per la salvezza nel campionato di Serie C. È davvero tutto, grazie e buona giornata.